Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Le telecamere di STV oggi, sabato 18 gennaio, alla Lamezia Terme, esattamente al chiostro di San Domenico, per questa conferenza stampa che era stata già preannunciata tempo fa con il nostro meraviglioso presidente AS Nicolas Green, il dottor Pietro Gratto, che rivediamo ancora una volta con immenso piacere. Pietro, allora ci siamo, puntuali come sempre, tanto lavoro, però adesso cominciamo a dire ai nostri amici che ci seguono di che cosa si tratta. Allora, buongiorno a tutti. Sì, cominciamo a mettere la prima pietra per questo progetto abbastanza ambizioso. Vogliamo stringere e legare molto forte lo sport con la cultura. Che significa legare lo sport con la cultura? Trovare quella connessione, quegli elementi che legano molto forte l'espressione sportiva, che come sappiamo essere l'elemento di sviluppo caratteriale, sinteticamente detto, dell'uomo, della persona, dell'umano, specialmente dei bambini, con la cultura, cioè porta a sviluppare tutti quegli elementi psicologici tali per cui avviene quel senso di attaccamento e di legame con la lettura, con lo studio. Questo studiato scientificamente, voglio dire, no? Per cui il nostro è proprio questa, mettere in piedi questo progetto, che è molto complesso e molto steso in quanto coinvolge tutti gli istituti comprensivi della Calabria. Anzi, abbiamo dovuto mettere anche un freno perché l'adesione era quasi massiccia a livello regionale, per far sì che all'interno si potesse sviluppare e realizzare un progetto di visione del filmato Un ragazzo di Calabria, che vediamo qui alle mie spalle, un film di Luigi Comencini, un film molto bello girato in Calabria nel 1987, proprio perché Luigi Comencini ha visto in un ragazzo, in un atleta calabrese diventato campione del mondo, Francesco Panetta, e nel film si chiama Mimì, per chi l'ha visto il film, mette proprio in evidenza l'espressione del sogno dei ragazzi, la realizzazione del sogno dei ragazzi e la fatica che ci vuole per realizzare un sogno, cioè concretizzare un qualche cosa in cui ci crede. Mimì è nato in una terra molto, molto povera della Calabria, parliamo degli anni 60-70, vive in una famiglia le cui condizioni familiari erano basate su un'economia alquanto agricola, quindi una produzione di autoconsumo, non c'era uno stipendio tale per cui la famiglia potesse essere agiata, e lui con questo sogno di correre, questo sogno espressivo di correre, ha tante difficoltà. Le difficoltà sono soprattutto all'interno della famiglia, per il papà, che è un papà molto direttivo, che desiderio suo è stato sempre quello di vedere un figlio inserito in un mondo diverso rispetto alle condizioni familiari di partenza. Per cui noi vogliamo portare questo film, a farlo vedere a tutti i bambini delle classi quinte elementari degli istituti comprensivi, su questo stilare un tema, un compito in classe, il miglior tema, i due miglior tema di ogni classe poi verranno premiati, perché ecco qua iniziamo a legare lo sport alla cultura, cioè dare una ricompensa, un qualche cosa che si ottiene. Cominciamo già a stimolare tutte quelle espressioni psicologiche del bambino, tale per cui che se fa qualcosa in più e ottiene un risultato ci sarà sicuramente una ricompensa. Visto poi nell'età di adulto, questo porta anche al grande successo, anche nell'inserimento sociale, nell'inserimento del lavoro. Ecco, sinteticamente è questo, un po' che presentiamo stamattina a tutti gli istituti comprensivi. Perfetto, io credo che in questa sintesi il nostro Presidente abbia già detto tutto, da qui a poco approfondiremo durante la conferenza stampa, però noi vogliamo accanto a noi anche il dottor Giuseppe Furgiuele, che evidentemente si spende a 360 gradi insieme al nostro Presidente per organizzare il tutto. Quindi dottore, benvenuto, cos'altro aggiungere a quello che abbiamo appena sentito dal nostro Presidente? Niente, oggi è un'importante iniziativa la presentazione di questo progetto, Un ragazzo di Calabria, che è legato a una delle manifestazioni sportive più importanti della nostra città, la storica panoramica di primavera. Quindi lo sport utilizzato come strumento, come diceva un pochino il Presidente, uno strumento di crescita personale, di miglioramento dell'essere umano, perché tramite lo sport trasferiamo i principi del benessere, il connubio sport e promozione della salute è, diciamo, la nostra mission. Questa volta abbiamo voluto fare un pochino il salto di qualità, aggiungendo anche la cultura, quindi cercando di creare un percorso educativo, sociale, salutare e culturale. E non poteva mancare quindi il rafforzamento del rapporto con le scuole, che sono i principali stakeholder di questa iniziativa.
Perfetto, ringraziamo il dottore, non c'è due senza tre, un altro che evidentemente si spende così come ha già fatto il nostro dottore, il professore Luigino Falvo che ci raggiunge e con lui chiudiamo il cerchio anche perché da qui a poco inizierà questa conferenza stampa. Allora professore, è cominciato quest'anno, evidentemente vi state muovendo alla grande e quindi cos'altro aggiungere a quello che abbiamo già sentito dal nostro presidente e dal nostro dottor Giuseppe Furgiuele? Sicuramente è un appuntamento importante questo di oggi perché si presenta un qualcosa di veramente unico. Il ragazzo di Calabria, lo sport legato a un personaggio importante come Francesco Panetta, quindi diamo il via quest'anno con questo premio letterario, questo concorso importante, un'unione tra cultura e sport che sicuramente è qualcosa di importante per la città della Lamezia Terme. La nostra associazione quindi con questo appuntamento di oggi dà il via a una serie di iniziative dove si abbina la cultura e lo sport come oggi, collegata anche a una altre grandi manifestazioni che sono in programma come la panoramica di primavera. Come vedete, se si ha la voglia di fare si lavora insieme e niente, dico a tutti quanti di stare vicino alle associazioni che si muovono sul territorio e promuovono questi sani stili di vita. Grazie. Pochi minuti per questa conferenza stampa oggi qui al chiostro di San Domenico che non comincia sicuramente se prima non diamo il benvenuto anche al nostro sindaco avvocato Paolo Mascaro che è qui per dare l'inizio appunto ufficiale a questa conferenza stampa organizzata dalla AS Nicolas Green attraverso la persona del presidente dottor Pietro Gatto. Benvenuto sindaco. Buongiorno a voi, siamo qui per questa bellissima iniziativa, inserire nell'ambito di una manifestazione ormai storica consolidata quale la panoramica di Lamezia, che negli ultimi anni sta riacquisendo grande valore, anche un concorso letterario quale un ragazzo di Calabria, è una cosa molto bella, andiamo a unire un po' la cultura con lo sport che è quello che deve fare questa comunità. Accanto al nostro sindaco sicuramente l'assessore allo sport, la dottoressa Luisa Vaccaro che evidentemente è particolarmente interessata a questa conferenza stampa perché la riguarda da vicino, è uno sport quello che il nostro Pietro Gatto porta avanti ormai da anni qui alla Lamezia Terme e chi meglio di lei che ha supportato in più occasioni questa sua missione ci può dire di più e di meglio. Sì, buongiorno a tutti. Oggi sono particolarmente soddisfatta per un evento che poi si presenta come sport ma anche come crescita culturale e sociale perché riesce a diventare comunicazione cinematografica e comunicazione scolastica. Io voglio davvero rivolgere a Pietro Gatto, a tutti gli organizzatori, il mio applauso come assessore e a tutti quanti rivolgo davvero un invito. Nonostante la complessità di un evento, provate ad organizzarlo perché le famose cartacce, se così possiamo dire, possono essere in qualche modo risolte. L'amministratore comunale cerca di aiutarvi in tal senso, però passione, perché la Lamezia Terme ha bisogno di iniziative come queste, ha bisogno che persone come Pietro Gatto e come tutti coloro che hanno organizzato possano credere nello sport e nello sport della Lamezia Terme. Benvenuti di nuovo alla conferenza stampa del progetto Un ragazzo di Calabria, legato a una delle principali manifestazioni sportive della nostra città, la storica panoramica di primavera. Perché? Legato alla panoramica di primavera, perché lo sport rappresenta un importante strumento di miglioramento personale e dell'essere umano, con i suoi valori tradizionali di lealtà, di spirito di squadra, è importantissimo per costruire la società del futuro. Noi come associazione sportiva abbiamo cercato sempre di associare lo sport alla promozione della salute e questo connubio è importantissimo per cercare di creare un percorso educativo, salutare, sociale e con il progetto anche culturale. Non potevamo che coinvolgere il principale stakeholder per quanto riguarda questo tipo di iniziative, quindi il principale formatore della società che sono il mondo della scuola. Quindi colgo l'occasione per ringraziare sia gli insegnanti ma soprattutto i dirigenti scolastici che hanno aderito a questo progetto.
La scuola ha un compito arduo, come dicevo prima, costruire la società del futuro, quindi formare i ragazzi. E noi, diciamo, attraverso questo progetto cerchiamo di dare un supporto al mondo della scuola. Io chiudo dicendo che noi siamo partiti 3 anni fa in uno dei momenti più bui della nostra città per quanto riguarda soprattutto lo sport. È stato cancellato con un colpo di spugna e noi veramente, un gruppo di amici folli, posso dire così, ci siamo messi in testa di riportare la panoramica di primavera. Ci siamo riusciti portando a camminare gran parte della popolazione, veramente dai bambini ai nonni. E quest'anno abbiamo voluto fare di più, per questo abbiamo aggiunto questo progetto, anche grazie al supporto dell'amministrazione comunale. Infatti voglio ringraziare per la presenza il sindaco e l'assessore allo sport, che ci stanno dando grande supporto per portare avanti queste iniziative positive per la città. A tal fine voglio passare la parola per un saluto al sindaco della città di Lamezia Terme, l'avvocato Paolo Mascaro. Grazie e buongiorno a tutti. Credo che oggi sia veramente una bella pagina per la città di Lamezia. Si diceva giustamente che qualche anno addietro è ripartita la panoramica. Beh, io ho partecipato alle 2 edizioni, lo scorso anno ho migliorato il tempo rispetto all'anno precedente, quest'anno mi allenerò per fare il record personale, l'ho segnata a qualche parte e spero veramente di migliorarla. Sono state 2 giornate di grande festa per la città e quindi è bello che anche quest'anno vi sia quella giornata gioiosa, ma soprattutto la finalità e la capacità di aver organizzato un qualcosa che fa interagire tutto ciò che serve per il miglioramento sia della qualità della vita sia della vivibilità di una città e sia proprio della crescita socioculturale della città stessa. Ora avete coinvolto gli studenti e chi più degli studenti debbono essere i protagonisti dell'agire quotidiano della nostra città. Sono il nostro futuro, li dobbiamo sapere incanalare bene, perché il momento è duro, il momento è difficile, il momento dà tante di quelle negative distrazioni, di apatia e disinteresse, che saperli indirizzare verso lo sport, verso la lettura, verso il cinema, verso la cultura, credo che sia l'opera più meritoria che vi possa essere. Quindi è chiaro che da parte dell'amministrazione comunale si guarda con un grande entusiasmo a queste iniziative, cioè sono le iniziative che fanno diradare le nuvole e la nebbia. Ho detto dall'inizio, cerchiamo di spostare una cappa che su questa città si era formata. E questa cappa non ce la fa spostarla un sindaco da solo, non ce la fa spostarla un'amministrazione, la cappa la può spostare solo una comunità. E la comunità la sposta se vi sono tanti che quasi giornalmente propongono, organizzano iniziative alle quali l'amministrazione si affianca. Quindi io sono certo che quest'anno vi sarà una partecipazione ancora maggiore di quelle pur importanti che vi sono state negli altri anni e sono convinto che l'iniziativa del concorso letterario sia veramente un qualcosa di importante, una piccola pietra miliare poi da ripetere e da fare in modo che anno per anno noi riusciamo ad avvicinare i ragazzi al cinema. Il cinema lo si sta perdendo, perché oggi ci sono altre modalità anche di trasmissione delle immagini, ma la magia del cinema resta unica e noi abbiamo avuto la fortuna di crescere con la magia del cinema. Facciamo in modo che possano crescervi anche le nuove generazioni. L'amore per la scrittura, l'amore proprio per tutto ciò che può far sì che le potenzialità di ciascuno di noi possano esprimersi al meglio. Quindi grazie di cuore da parte dell'amministrazione per quelle che sono le nostre possibilità, saremo al vostro fianco, pur essendo giusto e doveroso riconoscere che in queste iniziative i meriti sono tutti vostri e noi siamo semplicemente coloro che affiancano ed esaltano i meriti di chi in questa comunità vuol far sì che la comunità possa elevarsi. Grazie. Grazie. Una persona che ci è stata vicino nel corso degli anni in altre vesti per costruire questo percorso di educazione sociale, sportiva e salutare è stata l'assessore allo sport, la dottoressa Luisa Vaccaro, alla quale passo la parola.
Grazie dottor Furgiuele e grazie a tutti voi, buongiorno. Sì, io sono sempre stata vicino a quel gruppo di amici, un po' a quei folli amici che hanno creduto nel sogno dello sport alla Mezza Terme e sono riusciti a riportarlo 3 anni fa, quando tutto sembrava impossibile. Però Pietro Gatto, il dottor Furgiuele, ma anche altri che sono seduti in mezzo al pubblico, hanno creduto in questa sana follia e l'hanno trasformata in realtà. Quest'anno da assessore sono particolarmente soddisfatta per un progetto molto ambizioso, devo dire, particolarmente complesso da un punto di vista organizzativo, ma che davvero coniuga quella che è la bellezza dello sport, del cinema, della scrittura, ma soprattutto della società. Ragazzo di Calabria è un po' anche un monito a tutti i ragazzi che, come quel gruppo di amici folli, devono continuare a credere nei propri sogni, perché questa terra è una terra in alcuni momenti un po' complessa, ma che riesce a dare sempre spazio ai sogni. L'importante è avere la passione per realizzare e per continuare a credere in quelle che sono poi le energie, le risorse della nostra città. Io ringrazio di cuore a tutti gli istituti scolastici che hanno aderito a questo progetto, perché credo che in qualche modo educare gli studenti con lo sport, con la scrittura e con il cinema possa essere l'antidoto contro ogni male, affinché davvero quello che magari è successo e che ha bloccato qualche anno fa la nostra città possa essere solo un triste ricordo, che perché no, col senno del poi forse abbiamo imparato qualcosa un po' tutti, quindi va bene la difficoltà, però sempre intravedendo la luce fuori dal tunnel. Quindi grazie a quegli amici, grazie a tutti voi e davvero ognuno di voi, anche grazie agli operatori della stampa, possa diventare promotore di questo evento. E ogni evento di valenza come questo, di questo concorso letterario, possa diventare un vostro progetto affinché voi stessi ne possiate diventare promotori e sostenitori. In bocca al lupo, buon lavoro, l'amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco e con voi siamo abbastanza tranquilli, visto la maniacalità di Pietro Gatto, però saremo sempre con voi. Grazie. Visto che l'hai già nominato, chi è che è stato l'artefice di questa sana follia? Chi è che qualche anno fa ha proposto a me e agli altri di buttarci in questa grande iniziativa? Proprio il presidente dell'ASD Nicholas Green, il dottor Pietro Gatto. Oh, grazie, io sono un attimino per una piccola premessa generale che è molto importante. Io devo ringraziare chi ha fatto l'atletica leggera in Calabria. Qua all'interno della sala abbiamo due persone dai quali ho imparato tantissimo. C'è il maestro Rino Virigò della Violetta Club, c'è l'avvocato Carlo di Savoia, e poi anche da giovanottino con i capelli lunghi nel grande slogan della panoramica di primavera, quando faceva l'atleta a tempo pieno, spero sia il cellulare. Ecco, quindi quello che stiamo facendo, perché ci stanno delle radici molto profonde, delle radici che hanno inizio al periodo in cui si è cresciuto questo ragazzo, Mimì nel film, Francesco Panetta, negli anni che furono, il professore Lucino Falvo che è alla destra del tavolo, tutto un gruppo di persone, di atleti che hanno permesso a noi di poterci oggi lavorare. Cosa ci stiamo mettendo noi? L'entusiasmo e l'impegno. L'impegno di poter fare cose sempre più interessanti, perché tutti noi con i capelli bianchi, dico, ricordiamo un po' le grandi panoramiche, quei grandi momenti che ci sono stati negli anni 70, 80 e a seguire, con un coinvolgimento sociale molto forte, quei bambini arrivare anche oggi quando li vedo sulle foto con un sorriso che parte da un orecchio all'altro, dalla gioia di aver tagliato un traguardo su un percorso molto bello. E quindi la panoramica da un momento sportivo era già cultura allora, oggi l'abbiamo voluto legare in maniera ancora più forte alla cultura, perché è il momento giusto per farlo. Abbiamo avuto l'ente di promozione allo sport, la Libertas Sport, un ente di promozione nazionale molto interessante, il cui presidente regionale Calabria è il professore Santino Mineo, un collega di tutti gli insegnanti che stanno oggi qua,
Purtroppo non è presente stamattina per un malore notturno, in ospedale, poverino, inflebbato per un problema cardiaco, mi pare, no? E quindi non è potuto essere qui stamattina. Vedere queste persone lavorare oggi con quell'entusiasmo come se fossero 40 anni fa da bambini, quando producevano il gesto atletico sui campi di gara, e oggi vedere nelle attività organizzative, dico, dobbiamo avere il coraggio di avvicinarci tutti, perché come diceva anche il dottore Giuseppe Furgiuele, fare sport significa sviluppare tutta una serie di capacità espressive, quelle capacità espressive che consentono poi ad avere approdi migliori, migliori per tutti, e quindi è importante. Adesso andiamo sull'argomento importante, quindi grazie ai papà dell'atletica leggera, al maestro Lino Virigò, a Franco Gerra, a Carlo Isabella, a Gregorio Sesso, a tutti, al professor Ugino Falvo, che da allora ci hanno paracadutati a distanza di 40 anni a riprendere questa attività molto bella. Andiamo su dunque, Legame è un ragazzo di Calabria, l'aspetto culturale con la panoramica di primavera. Il film Un ragazzo di Calabria è molto bello, è un film che suscita un'emozione particolare quando si vede, come vedere il film di Totò, Il principe di Casador. Il principe di Casador, che è quel film bellissimo di un uomo povero, estremamente povero, in cui riesce a mascherare in maniera forte la povertà simulando di essere un principe. Ecco questo. E quando si vede quel film crea questa emozione particolare. E la stessa cosa è Mimì, questo bambino, un ragazzo di Calabria che cresce in un territorio della Calabria, depresso, all'interno del territorio, anche in una condizione sociale non certamente ottima, non certamente delle migliori, per cui a scuola va con sofferenza, ma lui ha un sogno, ecco, quello che mette in evidenza il regista di questo film, Luigi Comencini, è proprio il sogno, la battaglia di questo bambino di poter realizzare il suo sogno, che è la corsa, e lo fa correndo scalzo, perché non avevano le condizioni economiche per comprare le scarpe da corsa. Corre scalzo, il padre lo inizia a limitare in maniera forte, perché le condizioni delle nostre famiglie degli anni 60 e degli anni 70 erano quelle, avrebbero voluto un rimbalzo sociale, una visibilità sociale, una promozione sociale per i figli diversa da quelle dei genitori. Sicuramente vederlo correre era come non vedere il figlio inserirsi nel mondo in cui avrebbe voluto il papà. Il papà è recitato in questo film da Diego Patantuomo, che per me lo recita in una maniera spettacolare, è fantastico. Il padre padrone limita il bambino, lo condiziona, cerca di rinchiuderlo pure, per far sì di limitarlo a non farlo correre, ma il bambino questo sogno lo vuole realizzare, corre di notte sino a un punto in cui le coscienze degli adulti, quindi di noi genitori e di chi sta vicino a lui, si smuovono un pochino e dicono, in una riflessione molto bella che la mette in evidenza in maniera molto forte Luigi Comencini, è quello di dire: no, ma qua c'è qualche ricchezza che può sviluppare. Ed è quel momento che danno fiducia al bambino per la corsa, il bambino inizia a correre, i primi movimenti di corsa non sono eccellenti perché l'emozione a debuttarsi, ecco, l'emozione a debuttarsi non l'aveva provata prima, assieme agli altri, a correre insieme agli altri, era un freno per lui, e anche la zavorra delle scarpe da corsa per lui era un altro freno, perché non c'era abituato a correre con le scarpe, finché poi alla fine questo bambino si lancia, e tutte le gare si inserisce, riesce ad arrivare sempre il primo con grande soddisfazione, è Francesco Panetta, che poi è un nostro calabrese, è stato premiato una decina di giorni fa dal presidente Conte e dal presidente del CONI Malagò con la medaglia d'oro per aver vinto nel 1987, è stato campione del mondo sui 10.000 metri siepe. Quindi parliamo di un film molto bello che trascina chiunque si presta a vederlo in qualsiasi condizione. Quindi io immagino i bambini
dell'età di Mimì che possano vedere questo film e quanto gioia possa creare all'interno e quanto di loro si rivedano in questo film. Detto questo, che è la trama in maniera molto sintetica del film, abbiamo voluto creare, grazie quindi al professore Mineo, alla Libertas Sport e alla Fidel Calabria, che hanno gettato le basi di questo film, avendolo sperimentato lo scorso anno in qualche istituto della provincia di Catanzaro. È stato un successone perché i bambini, anche i bambini più difficili nell'apprendimento, sono riusciti a trovare in questo film un angolino per far sì che il loro stato motivazionale potesse reagire rispetto a una condizione invece stagnante anche sui livelli di apprendimento. E quindi questo aspetto che è stato visto praticamente, quindi testato praticamente in queste due scuole, con intensità stiamo cercando di estenderlo un po' più forte a livello regionale. Mettere in piedi un qualcosa del genere è un progetto molto ambizioso che richiede tantissimo impegno, richiede tantissime risorse umane per il coinvolgimento, richiede anche tantissime risorse economiche, perché se non si chiude per bene tutto il progetto si rischia che un bambino che raggiunge una meta, non trovando poi il riconoscimento meritocratico per l'obiettivo che lui si è sacrificato, perché lo sport è sacrificio, e questo sacrificio che ti abitua poi a sviluppare anche il carattere futuro, quindi abituarsi da piccolino al sacrificio per ottenere un qualche cosa di ricompensa nel futuro, in qualsiasi cosa c'è da sudare. E lo sport è uno strumento, è la leva più straordinaria che ci possa essere per far sì che sia un banco di prova pratico. Il professore Mineo ed io abbiamo lavorato e migliorato questo regolamento in relazione all'esperienza fatta lo scorso anno, in relazione un po' a un contesto più allargato, e lo abbiamo scritto per dare la traccia e la bozza a tutti i dirigenti scolastici o le scuole che sono oggi qui. È ovvio che l'abbiamo scritto noi, è suscettibile di miglioramento perché ci crede tantissimo nella forza di tutti per far sì che questo regolamento o qualsiasi altra cosa volessimo inserire la possiamo migliorare. E adesso brevemente cercherò un po' di illustrare quanto già ho portato alle scrivenie dei dirigenti personalmente, così possiamo migliorare ulteriormente o comunque prendere visione. Allora, l'altra slide, sì. Un attimo soltanto che ho aperto un file diverso rispetto a quello che dovevamo aprire. Incidente di percorso, ora l'abbiamo salvato. Allora, prima un po' di storia, vediamo chi è l'ente di promozione allo sport Libertas, per chi non dovesse conoscerlo, e di che cosa si occupa. L'ente di promozione Libertas Calabria, cioè l'entes di promozione, la Libertas Calabria, il cui presidente è il professore Mineo, lavora tantissimo per il sociale, il benessere e l'agonismo. Nasce nel 1945 e si sviluppa poi per via, ecco come siamo seduti oggi a questi tavoli, per via dell'unione delle forze, perché credere nello sport soltanto se non c'è l'aggregazione di tutte le dimensioni sociali, quella economica, quella politica, quella privata, non ci può essere sviluppo. Quindi questo ente di promozione, dalla far data 1945, grazie anche al grande politico del tempo 1945, Alcide De Gasperi, si inserisce in maniera significativa. Si inserisce nell'inclusione, nella solidarietà, nel benessere sociale. Giusto per dare l'idea di quello che è l'ente di promozione Libertas, un ragazzo di Calabria e Panoramica di Primavera si sono incontrate tra virgolette per caso lo scorso anno nella seconda edizione della Panoramica di Primavera, quando il professore Mineo
visto con i propri occhi, il presidente della FIDI hanno visto entrambi con i propri occhi la marea dei bambini che hanno partecipato alla panoramica di primavera per dire ecco qua si può fare ancora di più, legare ancora di più questa espressione sportiva con la cultura. Mi hanno dato questa chicca, dice ma è possibile farlo qui a Lamezia, un grande evento a livello regionale, io ho detto sì, ce la metteremo tutta. Tutte le cose che facciamo ci mettiamo l'anima anche per coinvolgere tutti gli istituti comprensivi affinché i bambini possiamo far sì che loro possano prendere visibilità, farsene loro di momenti di gloria, di entusiasmo, dico così come li ho avuti io quando ero piccolino che facevo grazie ai papà dell'atletica leggera l'allora panoramica di primavera degli anni 80, dei ricordi fantastici delle salite che si facevano, il percorso, il sole, il panorama, il golfo di Lamezia, il sole di allora che ogni volta ripercorro quella strada mi riporta indietro con gli anni. Il concorso, abbiamo già dato la traccia con il professore Mineo in cui vengono prese in considerazione gli aspetti fondamentali del film. Innanzitutto c'è una cosa da mettere a fattor comune, questo è importante, è un aspetto tecnico per tutti i dirigenti scolastici che sono qui, è che il compito va fatto in classe in data 10 febbraio in tutte le scuole. In tutte le scuole deve essere fatto il compito. La traccia che abbiamo inserito è il linguaggio dei colori e delle parole, l'emozione dei sentimenti del film Il ragazzo di Calabria. Poi se ci sono delle considerazioni, suggerimenti, tutto ciò che può venire per migliorare si può sempre fare. Il regolamento. Quindi va visto il film in ogni classe, Un ragazzo di Calabria, il film l'ho consegnato a tutti i dirigenti scolastici attraverso una pennetta, in ogni caso abbiamo le pennette qui, qualora ci fosse qualche istituto comprensivo che non abbia ancora il film, lo consegniamo, facciamo una copia e viene portato via così si ha a portata di mano con facilità. Il tempo stimato per il compito è come tutti i compiti in classe, 3 ore, se si riesce a far prima è anche meglio. E quindi in questa data magari dirigenti scolastici con tutti gli insegnanti cercare di far coordinare la realizzazione di questo tema, tra virgolette tema. Allora, il regolamento qua ci siamo inventati anche qualcosina perché bisogna cercare di evitare l'influenza magari individuale, soggettiva di tutti noi, cercando di essere imparziali nella valutazione di questa stesura del compito, anche perché, lo dico adesso, stiamo lavorando tantissimo con il sociale, con gli imprenditori, con gli sponsor, per far sì che noi riuscissimo ad avere delle borse di studio per questi bambini che produrranno questo compito, quindi la ricompensa a un obiettivo che loro traguarderanno, in questo caso l'obiettivo letterario, il compito data la visione del film. E quindi stiamo coinvolgendo le scuole, se riuscissimo ad ottenere, io spero che siano poi attraverso la televisione a vederci in tanti, in modo tale che qualcuno si possa avvicinare più. Il privato si avvicina a noi e più abbiamo la possibilità di gratificare i nostri ragazzini che lavoreranno e produrranno questo compito. La valutazione verrà fatta in maniera congiunta, ovviamente ci dovrà essere la scuola che corregge i compiti, ci saranno anche i componenti della commissione esterna della FIDEL Calabria. Per cui si dovrà fare un qualcosa veramente di imparziale in modo che il risultato finale sia quello corretto. La valutazione dei docenti esprimerà quindi una graduatoria con una classifica finale e i primi 2 di ogni scuola verranno premiati.
e poi ci sarà anche un premio, un super premio per ogni scuola. Quindi se in una scuola ci stanno 5 classi quinte elementari, saranno premiati i primi 2 migliori temi della classe, e poi ci sarà un premio finale per il miglior tema di istituto, questo per ogni istituto. Infine, e questo abbiamo già stabilito una data, ci sarà un super premio regionale che faremo qui in questo luogo a fine aprile. Abbiamo fissato la data per il 28 aprile, in cui analizzeremo i compiti di tutte le scuole che parteciperanno a questo compito. Ci sarà un super premio, sperando sempre sia una borsa di studio in natura economica, di denaro, e non un premio simbolico. In realtà speriamo di raggiungere, e siamo fiduciosi di raggiungerle, un premio di borsa di studio. Ecco, questa è la parte del concorso regionale, e poi ecco, attraversato tutta la parte di questi 2-3 mesi di visione del film, produzione del compito, correzione dei compiti, la premiazione dell'aspetto culturale, c'è la convergenza di questi bambini a farli divertire, quindi creare quell'aggancio, quell'anello con lo sport attraverso la panoramica di primavera. L'abbiamo chiamato Eventi Corre con il ragazzo di Calabria. Il nostro sogno è di realizzarlo dando tutta la soddisfazione ai bambini di potersi esprimere con i loro pari. Quindi abbiamo in questo momento cancellato tutte quelle che sono, tra virgolette, cancellato i regolamenti FIDEL riguardo le categorie dell'agonismo, e ci siamo riportati ad abbracciare in maniera molto forte quello che è invece un'espressione sportiva di pari di età, classe per classe. E abbiamo creato anche, un po' avendo l'esperienza dell'agonismo, delle distanze in relazione alle proprie capacità psicofisiche dei bambini. I bambini dell'asilo, tanto per dire, la scuola dell'infanzia, a 50 metri, anche accompagnati dai genitori per la mano, e così via, quelle della prima di 200 metri, 300 metri, sì, questi qua se riuscissimo ad avere, sono in corso attualmente tutte le pratiche per ottenere le concessioni e le autorizzazioni a questa gara. Se riuscissimo a ottenere, li faremmo su Corso Nomistrano, oppure se non riuscissimo ad averle su Corso Nomistrano, ci adatteremo nei luoghi in cui concorderemo con l'amministrazione comunale rispetto all'area sportiva che potremmo dedicare. Io sono per il luogo, c'è qua il sindaco, il Corso Nomistrano, perché il Corso Nomistrano è la nostra storia, è la storia, lo sviluppo della nostra città, e far rivivere ai bambini la storia della nostra città assieme allo sport è molto più bello rispetto a quello di viverla in una pista atletica, dove si sa che nella pista atletica di già provoca di per sé un'emozione particolare, che a volte può sviluppare come in negatività, come quella di Mimì all'inizio, che non riusciva a correre quando si metteva nella griglia di partenza assieme a tutti gli altri atleti. Quindi per classi faremo le distanze, il luogo poi lo comunicheremo in seguito, e assieme a questo poi faremo anche la storica classica panoramica di primavera, che per panoramica di primavera ha un significato molto ampio, è quello di vedere la nostra città dall'alto, come se salissimo su una navicella spaziale e la guardassimo dall'alto, perché il film è fantastico di vedere dal percorso collinare a salire da Viale dei Normanni, poi per la parte di Magolai, quindi riscendere dalla parte del Zangarone, vedere tutta la pianura illuminata di sole, parliamo del mese di maggio, con quei profumi di fiore, è veramente un panorama fantastico. E poi adesso qua il traguardo. Avere un traguardo su Corso Nomistrano è come vedersi in un film.
Io ricordo nell'edizione del 5 maggio 2019, quando arrivò l'atleta Paolo Mascaro, mi trovavo lì all'arrivo, fantastico, un sorriso grandissimo, in due parole, affannato com'era, disse: ho migliorato il tempo di 6 minuti. Ecco che cos'è lo sport, dare una soddisfazione fantastica. Immaginiamo nei bambini che cosa produce quando conquistano un traguardo, un effetto motivazionale, no? E questo è l'aspetto che noi leghiamo fortemente alla cultura. Panoramica di primavera, sì, panoramica di primavera ne stiamo parlando, sempre mille grazie a chi ci ha fatto. Ecco, qualche foto illustrativa di quanti eravamo nella data del 5 maggio 2019 su Corso Nomistrano. È una marea di persone che si mobilita in una giornata che, vi assicuro, quando abbiamo iniziato il 5 maggio del 2019, non è stata dal punto di vista climatico delle più ospitali. La notte, piogge e vento intense, quando siamo venuti qua sul corso, che avevamo lasciato gazebo, striscioni, li abbiamo trovati accartucciati dietro agli angolini. A mattina ci siamo un po' dati di coraggio, abbiamo detto: dai, forza, ce la dovremmo fare. Alle 8:30, uno spiraglio di sole, lo splendido sorriso dell'assessore, oggi allora sempre vicino con noi nello sport, ha detto: dai che ci illumina. Arrivò anche sorridente Don Antonio, non ce l'abbiamo qui stamattina, Don Antonio è il parroco di San Domenico qui vicino a noi, con altrettanto sorriso per la benedizione e dare lo start a questa magnifica edizione del 5 maggio 2019. È stata bella questa del 2019, perché siamo riusciti a creare una premiazione anche per i bambini neonati, anche per coloro che erano nel passeggino. Abbiamo preso delle coppe simboliche piccoline, e vedere i bambini, io personalmente ho premiato tantissimi bambini, avere quella ricompensa in mano rispetto a un sacrificio che loro avevano dato, un percorso di 10 km assieme ai genitori, per me è stata un'emozione unica. Per cui cercheremo di mettercela tutti, tutto e tutti, per far sì che i nostri figli, i nostri bambini, io mi immedesimo nelle mani di un insegnante che ne ha tanti bambini, ne guida tanti bambini, e sono i propri figli, quanto anima ci mette come noi per far sì che questi bambini diventino gli uomini di domani sempre migliori, che portano avanti sempre una società migliore. Ecco, e noi siamo sulla stessa linea d'onda, sono sicuro che troveremo un punto d'intesa per dare il massimo dell'organizzazione per una cosa del genere. Attualmente stiamo lavorando tantissimo con il dottore Furgiuele, con la FIDAL, con la Libertas, stiamo lavorando tantissimo, e con tutti gli amici atleti, che poi gli amici atleti agonisti siamo un po' quelli che tutti quanti ci considerano quella categoria di matti, che corrono per la strada di notte, di giorno, per buio. Un po' l'agonismo fa queste cose, però ci porta, dà la possibilità poi di riflettere tantissimo, perché i campi di gara che calpestiamo sono tantissimi. Allora, io avrei finito l'esposizione della panoramica di primavera, del concorso di ragazzo, concorso letterario Ragazzo di Calabria. Volevo dirle soltanto una cosa per i presidi: stamattina non è riuscito a venire il professor Marco Rubettino, per subentrato un problema di lavoro. La Rubettino, una casa editrice da me contattata una ventina di giorni fa, prima delle feste, illustrando questo progetto, si era messa a disposizione per un omaggio ai bambini che partecipano a questo concorso di un libro di narrativa. Quindi stiamo cercando di coinvolgere tutto campo in questa fase fortemente, tutto e tutti. Quindi vi porto i saluti anche dalla Rubettino, i saluti dal presidente Fidel, qualsiasi osservazione eccetera, un pochino daremo il microfono anche ai dirigenti scolastici per osservazioni, domande, quant'altro ci sia.
Comunque una delle cose principali è da dire che per il sindaco sarà dura quest'anno, perché si sta parlando del tempo che ha fatto l'anno scorso, quindi quest'anno deve migliorarlo assolutamente. Il problema è che l'anno scorso, non essendo sindaco, c'era tempo. Adesso non c'è niente, vita sedentaria. Però va migliorato questo. Mantenerlo sarà un miracolo. Come dice Pietro. 10 secondi in meno. Vabbè, continuiamo. Questo è anche l'entusiasmo dello sport. È importante fare queste iniziative. Adesso passo la parola alla voce Fidan. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Io porto i saluti del presidente Ignazio Vita, che purtroppo insieme all'altro presidente della Libertas, come diceva Santino Mineo, stanno poco bene, quindi non sono potuti essere qua oggi. Cosa dire? Noi della FIDAL abbiamo sempre apprezzato questi eventi in modo positivo. Io ho sentito tutti i discorsi, specialmente quello che diceva il sindaco. Io lo sintetizzo in una parola sola, sia quella aggregazione sociale, che oggi non esiste più. I media ci hanno tolto la possibilità ai ragazzi di farli interloquire fra di loro. Chattano, ma non, di fatto poi non hanno più quella forza, quella capacità di confrontarsi direttamente, e questo è negativo, io dico è molto negativo. Quindi le associazioni come la Nicosal Green, come tante altre associazioni, sia sportive e non, servono anche per questo, per far sì che i nostri bambini, i nostri giovani riacquistino quello che è il vero senso della società, che oggi, ripeto, non esiste più. Io un pochettino mi identifico in quel film là, perché anch'io, venendo dagli anni 50, ho iniziato a correre, ovviamente i nostri genitori, i miei genitori impegnati nel lavoro, nella cosa, non condividevano più di tanto il fatto che io andassi a correre, ma come quello del film io correvo rubando il tempo. I miei genitori mi distoglievano, anche perché dicevano che faceva male oltretutto, invece io ho tratto tanto beneficio di questo, fino a quando praticamente ci sono riuscito a convincerli, e la soddisfazione maggiore vi posso dire è quando i miei genitori, soprattutto il papà, che era quello meno, che era più restio, veniva a seguirmi nelle gare. Quello è stato un grande successo anche per me. Quindi, e ripeto, lo sport in generale dà tanta cultura, soprattutto lo sport, io dico individuale, perché lo sport individuale consente di uscire dai confini della propria terra, cosa che purtroppo lo sport di squadra lo permette a poche persone. Lo sport individuale invece permette, perché se uno ha le possibilità, di andare a confrontarsi fuori con gli altri, quindi da lì trae sicuramente beneficio anche a livello culturale, perché si confronta con altre realtà. Quindi è importante, ripeto, che noi tutti ci impegniamo a far sì che i nostri giovani riacquistino questo ruolo, e ovviamente non lo possono fare poche persone come la società che sta organizzando questo o altro, perché se l'impegno che ci mette la società Nicosal Green a coinvolgere questi ragazzi ad aprile in questo progetto e poi ad aprile a correre, e non ci sono delle persone che poi li seguono e li portano per mano, diciamo, in un cammino virtuoso, finisce là e abbiamo perso solo tempo, io dico. Quindi in bocca al lupo a tutti, la federazione come sempre è stata e sempre vicina alla società che organizza sia questa, sia anche perché la Mezia è una cultura della corsa, è una cultura dello sport, quindi a me è dispiaciuto molto quando è stato commissariato il comune di Lamezia, perché effettivamente lì, mentre il politico
e lo dico apertamente, si prende la responsabilità con tutte quelle cose che ci possono essere, un burocrate rimane là, non si muove e quindi ingessa tutto quello che potrebbe essere lo sviluppo di una comunità. Quindi per fortuna oggi questo è andato via e quindi speriamo che con l'amministrazione che si è reinsediata, perché c'era già prima, riusciamo anche a risolvere il problema del Samutano, che è importantissimo. Lì dobbiamo cercare di dare, perché la provincia di Catanzaro, a differenza di Cosenza e di Reggio, non ha un impianto omologato per l'atletica leggera, per quello che dicevo prima. Quindi se noi non diamo seguito a questo, in modo tale un luogo dove, perché sì, certo sulla strada i genitori non tanto li fanno venire, allora se noi diamo un luogo dove ci sono le attrezzature, gli spogliatoi, i bagni, allora un luogo confortevole. E oltretutto l'atletica leggera è anche un altro sport importantissimo, bellissimo, che dà soddisfazione a tutti, va bene? Lo sport dell'atletica leggera nessuno fa panchina, allora c'è la gratificazione per il robusto, il velocista che non è capace di arrivare oltre, cioè per il corridore di resistenza, quindi per il lanciatore, quindi per tutti quanti, per gli agili, i saltatori. Quindi come vedete non c'è solo una disciplina, si gioca a pallavolo e basta. Lì ogni individuo, secondo la propria conformazione fisica, può avere anche le sue soddisfazioni, piccole o grandi. Grazie a tutti. Allora salutiamo il sindaco e lo ringraziamo. Grazie. E ringraziamo anche l'assessore allo sport, assolutamente. È talmente di famiglia, talmente di casa che lo resterà. No, io un attimo volevo dire una cosa anche adesso che c'è il sindaco, mentre se ne sta andando. Si diceva Lamezia è città di sport, Lamezia è città di cultura, ma Lamezia è anche città di salute, e attraverso queste iniziative cerchiamo di promuovere la salute partendo proprio dalle scuole. Era questo quello che volevo sottolineare. Io per chiudere volevo un attimo passare la parola al nostro tecnico, al tecnico della Nicolas Green, il professor Luigino Fallo. Però solo qualche attimo, intanto una cosa importante oggi, ringrazio tutti i partecipanti a questo evento, la cultura e lo sport, la seminiamo nelle scuole che è l'humus più importante dove poi crescono le generazioni del futuro. Io emozionato perché la cosa, diciamo, mi colpisce particolarmente perché negli anni di Panetta io ero lì presente, correvamo insieme, abbiamo condiviso esperienze importanti che grazie appunto allo sport io ho portato per tutta la vita, quindi portarla nelle scuole sicuramente è qualcosa di prestigioso. Un ragazzo di Calabria, un ragazzo che è andato via, che si è realizzato attraverso un semplice gesto, un gesto motorio, la corsa. Quindi come vedete tutti siamo dei talenti, abbiamo qualcosa di importante, lo si può fare con lo sport e lo facciamo facendo conoscere veramente cose importanti. Quindi veramente sono onorato oggi di essere qui e ringrazio Pietro che con l'associazione Nicolas Green ci sta dando questa possibilità, le scuole che aderiranno, perché gli si porta veramente delle esperienze importanti che tutti noi in particolari momenti della vita abbiamo vissuto. Quindi dare la possibilità attraverso questo concorso ai ragazzi di potersi esprimere su un personaggio come Francesco Panetta, che è stato ed è il simbolo dell'atletica leggera, è qualcosa di importante. Il passato si fa, diventa futuro appunto con questa bellissima iniziativa del concorso letterario e della panoramica di primavera. Trasmettiamo valori importanti, la cultura, il territorio, lo sport, la condivisione di eventi che come vedete oggi hanno coinvolto le istituzioni, hanno coinvolto il mondo scolastico, il mondo sportivo, e quindi il nostro messaggio è quello di stare uniti e di portare avanti queste iniziative che sicuramente arricchiscono noi personalmente con il lavoro che si produce e tutti voi
e a tutte le persone che diciamo sono a nostro contatto, diamo dei messaggi importanti. Ringrazio tutti e vi aspetto alla panoramica in numerosi. Grazie. Grazie. Ora due parole alla storia glieli vogliamo dare, il maestro Lino Pericò. Due parole. Sì. Buongiorno, io ringrazio Pietro perché ogni volta che organizza questa panoramica di primavera mi invita, perché molti anni fa questa panoramica è stata ideata insieme a me da Agostino Porchi e da Franco Cerra. Quindi con molto piacere io partecipo a questa conferenza stampa e praticamente devo fare i complimenti a Pietro perché è riuscita a coniugare lo sport alla cultura e questa è una grande cosa. Pietro è un testardo, quando si impegna di fare una cosa la fa nel migliore dei modi e quindi ha dato vita e continuità a una gara, a una manifestazione sportiva che noi abbiamo lanciato tanti e tanti anni fa. Quindi grazie Pietro e continua così perché sarà il mezzo migliore per poter portare avanti a Lamezia una grande iniziativa. Grazie. Grazie al maestro Lino, ancora ai dirigenti scolastici concederemo un secondino. Volevo sentire un altro pilastro della storia della panoramica che è un'icona della foto, no? Dei poster, l'avvocato Carlo Isabella con i capelli corti. E allora invece nella foto, forse che non si riconosce, ero troppo giovane, ce l'abbiamo la foto qui, ma la troveremo. Carlo, a te il microfono. No, no, ma allora, innanzitutto quella foto l'ha fatta mia moglie. Eravamo dei ragazzini entrambi, ancora non avevamo neanche le nostre bimbe, che adesso sono delle signorine laureate. Sì, per me è un'emozione la panoramica, anche perché ancora da noi si chiama la lusinga. Io non l'ho fatta 30 anni fa, però continuo a farla. L'anno scorso, certo, i tempi non sono più quelli di una volta, perché uno non può avere la presunzione di restare sempre ragazzino, però la passione, la voglia è sempre la stessa, quindi certamente quest'anno parteciperò alla panoramica, cercherò di farmi valere, non arriverò certamente tra i primi, però l'emozione sarà sempre la stessa. Dove sei, Totò? Con i baffi, sono il suo impatto. No, allora, questo con i baffetti è Amedeo De Marco. No, c'era l'altro pure, mi pare. No, questo è Amedeo De Marco, che è un'altra icona dell'atletica calabrese, è un ragazzo, anche lui ultra sessantenne, di provincia di Cosenza. Qui a fianco ad Amedeo, Franco Bernardi, un'altra icona della nostra storia dell'atletica. Vicino c'è Pasquale Augusto, io sono il primo subito a fianco a questo ragazzo che è di spalle. Sì, in effetti da un po' di tempo ho deciso di tenere i capelli a zero per essere più aerodinamico. Come potete vedere, non so come fare con eccolo qui. Sì, lui è il nostro, la persona che non c'è più e che ricordiamo sempre, ha fatto la storia di Lamezia Terme, uno dei due netturmini che è stato assassinato 30 anni fa, vi ricordate, Cristiano e Tramonte. Lui è Cristiano, il fratello è ancora un nostro caro amico e corre con noi. Vi ringrazio per... Arrivederci a tutti.